la discarica cismambiente di Melilli ha una capienza di 550 metri cubi. È considerata uno dei centri di trattamento e di recupero di rifiuti industriali, pericolosi e non, più tecnologici d'Italia. In questo impianto, lo scorso aprile, sono arrivati via mare, direttamente dall'acciaieria Ilva di Taranto e passando per il porto d'Augusta, 9.000 tonnellate di polverino alto forno, classificato non pericoloso. La notizia esce fuori semplicemente perché Legambiente Augusta evidenzia questa problematica, dice attenzione, stanno arrivando il polverino dell'Ilva e quindi lì scattano tutti i controlli. Tant'è vero che l'ARPA arriva successivamente a questa notizia che viene data da Legambiente. Quando sono arrivati questi rifiuti dall'Ilva... Non sapeva niente nessuno. Quando c'è stato questo non sapeva niente nessuno. Se nel comune, nell'assessorato regionale... Non lo sapevano e non lo dovevano sapere. Cioè nella procedura... Non c'è che vengono avvisate le amministrazioni locali o di controllo, quindi province e ARPA. Come mai dall'Ilva si sceglie proprio la discarica di Melilli, la discarica Cisma, in un territorio che già è stracolmo di rifiuti industriali, in un territorio che già deve subire e deve ricevere i rifiuti che vengono prodotti in loco? Cioè, andare a caricare questo territorio di rifiuti che provengono anche da altrove, secondo me, secondo noi è una follia. L'allarme lanciato dall'Legambiente, dalla società civile e dalla politica locale ha spinto il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti a rispondere in question time sui motivi della scelta di Melilli. Secondo le informazioni fornite dall'Ilva, il materiale, per l'esattezza 9.142 tonnellate, è stato inviato in Sicilia in via transitoria. È infatti previsto che i rifiuti saranno smaltiti presso il sito Ilva una volta attuato il piano di gestione dei rifiuti aziendali e l'avvio dei nuovi impianti autorizzati di discarica. L'Ilva ci ha comunicato di aver stipulato il contratto con la Cisma pari a 800.000 euro solo dopo aver effettuato le dovute verifiche autorizzative, finanziarie e di sicurezza. Eppure, nello stesso momento, le prefetture di Catania e di Siracusa rilasciavano interdizione nei confronti delle aziende del gruppo Paratore che controllano la discarica. Secondo l'atto prefettizio, sussiste nei confronti di Cisma Ambiente il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, in quanto in base alla deposizione del collaboratore di giustizia, santo la causa, rilasciate alla DDA di Catania, l'imprenditore Teneo, Antonino Paratore, domus del gruppo, sarebbe socio del boss Maurizio Zuccaro, detenuto all'ergastolo e componente di spicco del clan mafioso Santa Paola. Paratore chi è? Nino Paratore è il socio di Maurizio Zuccaro. Nino Paratore è un imprenditore delle pulizie, degli appalti delle pulizie, ed è un imprenditore adesso divenuto grosso perché se le voleva togliere, ecco perché se le voleva togliere quelle dell'ospedale. Perché si stava dedicando in società con Maurizio Zuccaro a una discarica di rifiuti speciali. Avevano già aperto una discarica, avevano nei pressi di Lentini, nelle zone di Lentini, che se non mi ricordo male. Il signor Paratore ha denunziato per calunnia questo collaboratore di giustizia, santo la causa, perché ha detto delle cose false. Ci sono stati anni e anni di indagini su Paratore. Non c'è un contatto, una intercettazione telefonica, ambientale, un incontro, una frequentazione, cioè non c'è nulla con soggetti mafiosi. Nell'interdittiva è segnalata anche la vicenda di Salvatore Platania, detto Turu Salaru, cognato del boss Zuccaro, ex dipendente e poi licenziato dalla Tecnoservice, gruppo appartenuto a Paratore. Ma Paratore non lo sapeva assolutamente. Cioè, non sapeva totalmente che questa avesse questa parentela così pesante? Probabilmente non lo sapeva o non ha ritenuto che fosse un motivo per privarlo del diritto al lavoro. Questo soggetto era un dipendente su 500. Un dipendente su 500, dico, non uno su due, tre dipendenti. Erano due, perché comunque. Due, sì, vabbè, certo. Il cognato e il nipote. E il nipote, vabbè, il cognato e il nipote, sì, ma. Vabbè, dico, ma siamo a Catania, purtroppo non siamo a Oxford. Cioè, quindi è una cosa che sinceramente, ma su 500 di dipendenti, ma prenda qualsiasi impresa a Catania che può avere 500 dipendenti, fateli l'analisi logica, lo screening sui suoi parenti, ma ci mancherebbe che non si trova qualche parente o mafioso o sospettato o che comunque ha precedenti penali. A metà giugno il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha accolto il ricorso presentato alla Cisma
che ha difatti annullato in sede cautelare gli interdittivi di Siracusa e Catania. Nel frattempo, la procura di Siracusa sta indagando per capire se i rifiuti dell'Ilva potevano arrivare a Melilli, in quanto nella documentazione Vie Aia, rilasciata dalla Regione Sicilia alla discarica, si evidenzia con una prescrizione che bisognava dare priorità ai rifiuti del territorio siracusano. Se fosse un vincolo sarebbe assolutamente illegittimo e antigiuridico. Le ripeto, cioè, le norme ambientali non consentono di mettere queste limitazioni. Queste limitazioni sono consentite solo per i rifiuti solidi urbani. A mio avviso questo parere è pienamente vigente. Quindi vuol dire che la Regione, quando ha autorizzato la discarica, ha detto che in questa discarica possono entrare soltanto rifiuti del territorio del siracusano. Ha messo una prescrizione. L'ufficio speciale ha messo una prescrizione. Quindi ha detto questo.